poi sapete dove sono. Io no. Non l'ho mai saputo. Sto qui e basta e non mi faccio domande perché poi non saprei le risposte. E tutto il mio mondo è qua. Mi dicono che ci faccio il giro in 10 minuti, anche se non so che cosa sono 10 minuti. Voi sapete quanto sono larghe o che rumore fanno 10 minuti? Io no. Non lo so e ogni notte io li sogno 10 minuti, ma poi non me li ricordo. Però sono qui e di qui non esco mai. E quello che vedo là fuori, dietro i vetri, dietro le sbarre, mi piace. Ma mi fa paura. Forse là fuori troverò finalmente 10 minuti. Madonna, come sarò contenta. Sì, li troverò. Li troverò. E troverò anche una mamma. Matta, 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 matta! Adesso l'ho capito perché siamo qui. Io, Ondina, il Tinta e Boris. Gli altri ci hanno provato a prenderci in giro come se fossero dei poveri scemi noi. Che non capiamo niente. Ci mettono la camicia brutta che graffia pure e non ci fa muovere più. Con le braccia legate sembriamo una sfilza di scemi che si muovono. No, 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 no! Io l'ho capito. Loro là fuori hanno paura di noi perché loro sono normali. Invece noi siamo speciali. Noi vediamo dietro i muri. Noi vediamo dietro i muri. Parliamo con chi non c'è. Parliamo con i pesci, con gli orsi, con i grandi uccelli. Possiamo anche volare. Possiamo anche volare. Guido era un bambino come me. A scuola non capiva bene le cose e allora l'hanno portato qui dentro. Ma Guido voleva solo giocare, voleva correre, voleva saltare. Lui voleva andare a scuola, ma era la scuola che non voleva lui. E anche il padre lo voleva. Guido era un bambino e lo legavano al termosifone perché era liquido. E faceva la pipì per terra. La sua camiciola era lurida e sporca di cacca. E più lo legavano e più lui urlava. Più lo legavano e più lui urlava! Si dimenava e si pisciava addosso e nessuno lo sentiva.
Rompeva tutto Lido, lo legavano al letto, mordeva il bavaglio, mordeva la lingua e nessuno, nessuno! Nessuno si era accorto di lui. Nessuno si era accorto che era un bambino. Lido era matto. Stavo nel 90. Mi portavano i bambini. Ma non so perché fossi lì. So soltanto che avevo altri 7 fratelli. E a casa non mangiavo tutti i giorni. La mamma era sempre in camera da letto. Ed entravano, uscivano tanti uomini. Quel giorno sono andati via, tutti via che correvano come dei matti. E la casa è rimasta in silenzio. Mamma! Mamma! Non rispondeva. Allora sono andata nella camera da letto e lei era tutta rossa. Ed era rosso tutto il letto e anche il pavimento, aveva la pancia aperta. La pancia aperta. E il sangue scorreva tutto sulle scarpe. Volevo fermarlo con le mani. Ma le mie mani erano troppo piccole e anch'io diventavo rossa e ho urlato come più non potevo! Fino a sputare sangue. Chiudevo gli occhi e non sentivo più nulla. Non mi muovevo, non parlavo più. Padiglione 90, quello dei bambini. Cosa ne sapete dei matti? Li avete conosciuti mai? Perché non ci parlate? Ci evitate? Vi nascono mille paure quando un matto vi si avvicina? I matti vogliono solo parlare e vogliono qualcuno che li ascolti. Perché il nostro tempo è diverso dal vostro. E la mente oscilla in questo tempo così speciale che ci rende insicuri, fragili e bisognosi di protezione. Però l'isolamento non è protezione. E nemmeno la camicia di forza e protezione. Questo è il nostro mondo. Il nostro mondo. Il mondo che non volete vedere. Perché lì avete nascosto anche Giovanni. Il ricchione. Sì. Il ricchione. Perché è così che lo chiamate. E invece per noi Giovanni è Giovanni,
come Pina, come Ondina, come il Tinta e anche come Boris. No, no, Giovanni non aveva nessuna colpa e non aveva fatto male a nessuno. 40 anni è stato qui dentro Giovanni, 40 anni. Nessuno è venuto mai a trovare i ricchioni. Padiglione 22. Quello dei sudici? Anche Alice era un numero. Un numero come il suo peso, 35 kg dentro un corpo di 30 anni. Alice dipingeva con la mano del diavolo ed era derisa per l'aspetto scheletrico che aveva. E poi aveva gli occhi da morta. L'aveva portata il marito, consigliata dal curato. Sì, curato. Alice non mangiava e si feriva, a volte si infilava il pennello nell'orecchio fino a farlo sanguinare. Era diventata quasi sorda. Non aveva avuto figli e non parlava col marito. Fu misurata come un pezzo di legno in falegnameria e le ossa e le misure diedero il responso. Indole degenerabile e patologica, e lo dimostrava anche il suo perverso mancinismo. Alice trovava la forza del leone, non capivano come potesse sopravvivere senza cibo e dicevano che era una magara, come Nina la zingara. Alla quinta volta che la portarono poi nella stanza della terapia elettroconvulsivante, Alice piangeva come una bambina e nessuno che provasse umanità per quel gomitolo di sporchi capelli e braccia rinsecchite dentro quella lurida camicia di forza. Alice era un fuscello troppo delicato. E Alda non capiva come ancora le dessero la corrente. E Alda fumava. E Alda tremava con l'eterna sigaretta tra le dita. Alda era artista. Una poetessa. Aspettava il suo turno con terrore nella mente e l'occhio cervellino per il fumo. Alice piangeva durante la sigaretta. Alice piangeva durante la siringa di premorfina e poi le davano il curare. Alda quel giorno pensava che Alice non dovesse essere più torturata. E Alda si avventò alla gola della caposala e strinse e le sputò la sigaretta accesa addosso. Lo stava facendo per Alice e per tutte le altre sventurate e anche per se stessa. Fu la prima a fare l'elettroshock, senza anestesia.
E senza il curaro! Affinché conservasse per sempre l'atroce ricordo di quel giorno. Un giorno è arrivato il dottor Franco, il nuovo direttore. Un gran bell'uomo, sapete? Il dottor Franco era sempre in giro, voleva conoscerci tutti e sembrava diverso dagli altri e sorrideva. La prima volta che mi ha visto e ha fatto anche una carezza. E io non ho avuto paura. Qualcosa stava cambiando. Lo percepivo. E anche Ondina. Anche Tinta. E anche Boris. Anche Boris lo percepiva e andava nei corridoi con le braccia spiegate come ali, come se volesse volare. Non potevamo crederci. Era del tutto inaspettato e anche Ondina non ci credeva. Si era nascosta dietro di me perché aveva paura. Le porte! I bagni avevano le porte! I cessi avevano le porte e non era mai stato così prima. Ho aperto la porta e sono entrata per prima. Non c'erano solo le porte, anche gli specchi c'erano. E il dottor Franco ci ha permesso questo, ha voluto che noi capissimo che i matti sono uguali agli altri. Che noi siamo donne e uomini uguali a quelli che sono fuori. Che il nostro corpo si è abbruttito perché non l'abbiamo mai visto e non l'abbiamo mai curato. E ci hanno fatto diventare diversi perché si capisse che noi siamo matti. Ma noi non possiamo essere umani senza vedere come siamo fatti.
Un giorno. E ti andava in capo a letto. Perché gridava nei corridoi che nella minestra che ci serviva non avevano pisciato. Dottor Franco! Hanno legato in tinta! Slegatelo! Disse il dottor Franco. Dottor Franco dice che noi siamo solo esseri umani e soffriamo rinchiusi nella nostra individualità perduta. Il dottor Franco ha detto che qui dentro ha trovato solo internati, ma nessuna persona. Il dottor Franco dice che più ci convincono di essere malati e più ci comportiamo come tali. Adesso sono bella, vero? Non ci laviamo più con il tubo di plastica, quello del giardiniere. Ci hanno costruito le docce. Il dottor Franco ci ha dato un pettine per ciascuno. E posso anche pettinarmi i capelli, come le persone. Il dottor Franco ci ha fatto buttare anche quei vecchi camicioni. Adesso siamo vestiti con questi vestiti tutti colorati. Abbiamo smesso di sentirci brandelli di questo mondo. Da quando usciamo e vediamo il cielo, sogniamo la libertà.
libertà. Che poi non sappiamo nemmeno che cosa sia la libertà. Io me la immagino come un grande cielo azzurro. I colori del cielo. E la immagino... Ecco, la immagino come un bel cavallo libero di correre nell'aria senza morso, senza briglie. Ma noi il cavallo ce l'abbiamo. E Marco? Marco tirava il carretto della lavanderia ed era diventato troppo vecchio. Ma Marco è un nostro amico e noi l'avremmo curato per il resto dei suoi giorni. Marco era finalmente libero di fare la vita che voleva. Marco è diventato il nostro sogno di libertà. Il dottor Franco ci stava riportando al mondo e voleva che il mondo capisse che i matti sono solo uomini e donne prigionieri dentro di sé. Un giorno è venuto Vittorio. Ci hanno detto che era il cugino del dottor Franco. Forse era matto anche un po' lui, perché era un artista. Ci avevano chiamati tutti dentro al salone. Ci ha detto che voleva fare una grande cosa, ma aveva bisogno del nostro aiuto. E non vi dico l'eccitazione. Anche il Tinta era tutto eccitato e batteva le mani e rideva contento con la bocca povera di denti e di parole. Dovevamo fare un cavallo grande, ma proprio grande. E Vittorio tutti i giorni lavorava legno e cartapesta e gli dava forma ed era sempre più alto. E Vittorio voleva che noi facessimo una cosa importante. Avremmo riempito la pancia del cavallo con la cosa più preziosa di cui disponevamo. E chi voleva dare il pettine e chi voleva dare due sigarette o una lettera illeggibile. No, diceva Vittorio, la cosa più importante che avete, più preziosa, sono i vostri desideri, quello che non avete avuto mai nella vita. È nella pancia del cavallo. Sì, è lì che metteremo i vostri desideri. Una mattina Vittorio ci ha chiamati nel grande salone. Evviva! Il nostro cavallo era pronto, era lì, grigio e ancora di cartapesta. Gigantesco, con le zampe sulle ruote. E il cavallo sarà azzurro. Sarà splendente di libertà e noi siamo felici. Abbiamo anche paura. E poi succede quello che nessuno si aspettava. Una bomba di gioia. Il nostro cavallo è pronto. È lì e noi lo possiamo toccare. E Vittorio ci dice che dobbiamo trovare un nome. Ma quale altro nome se non Marco? Marco! 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 Gridano tutti. Marco Cavallo. Il nostro cavallo simbolo della nostra libertà. Nella pancia di Marco Cavallo abbiamo messo tutti i nostri desideri. Allora, Tinta... Sì, Tinta voleva un orologio. Ondina, il porto con le navi della sua giovinezza. E Boris, finalmente una fisarmonica nuova. Ma tutti... Tutti volevamo la libertà.
Il Tinta quella notte ha dormito nella pancia, dentro Marco Cavallo. E la mattina del 25 febbraio ci siamo ritrovati che Marco Cavallo già fremeva e scalpitava per uscire, per la sua e per la nostra libertà, ed era pronto e carico di tutti i nostri desideri. Marco Cavallo sbuffava e andava da un lato e l'altro, scalpitava e provava e riprovava ad avvicinarsi minaccioso verso la porta. E aveva gli occhi rossi. E a testa bassa Marco Cavallo cominciò una corsa pazza verso la porta principale e nello spasimo dell'ultimo metro aggredì quella porta come fossero in 100. E saltarono gli infissi e volarono i vetri e i legni e i mattoni. Un varco gigantesco si apriva nella parete ormai di carta e Marco Cavallo sfondò ogni limite. Azzurro, nell'azzurro del cielo. E libero, finalmente libero, negli occhi attoniti e increduli di tutti i matti e di tutta la gente che assisteva a quell'incredibile gestazione. Noi oggi siamo qui, senza sbarre e camicie di forza. Un giorno il cielo ci avrebbe sovrastato. La libertà ci avrebbe avvolto e l'internamento era condanna che si scontava a vita. E tutto questo non poteva cambiare all'improvviso sotto gli zoccoli di Marco Cavallo. Ci dovete una carezza e un destino dignitoso. La persona nasce libera. Lo chiediamo nell'azzurro maestoso di Marco Cavallo. Il nostro corpo non è accogliente, dovete imprestarcelo voi perché tutti, matti e sani, bianchi e neri, atei e credenti, apparteniamo alla stessa famiglia ed è la famiglia del mondo e siamo un solo genere che ha dato i natali a tutti e le spoglie di tutti raccoglierà. È il genere dell'umano. Il genere umano. Non abbiamo più paura e qui, in mezzo a voi, io lo chiedo e vedo la verità in fondo agli occhi vostri. C'è ancora bisogno di Marco Cavallo.